Allora, buonasera a tutti per questa diretta streaming e che si è collegato attraverso i canali social della diocesi di Forlì, della Liturgia dell'Umbra e il sito dove ci sta come dicendo. Stasera la celebrazione qui in questa chiesa dedicata a San Biagio a Cifo, che è nella piccolo borgo della Valle del Menoche. E, ecco, io ho preso alcuni accenni su storici di questa piccola chiesetta dedicata a San Biagio dal testo che ha scritto il compianto Don Luciano Bergoi, la Valle del Menoche. E lui, ecco, descrive questo paese molto antico, già nel 1207 ci sono già le prime, diciamo, cieli storici con questo piccolo borgo, ma soprattutto il 4 ottobre del 1237 c'è un riferimento agli chierici della chiesa di Sant'Anzio di Casenove e i monaci di Sant'Andrea di Ricciano, che sono come testimoni un certo Matteo Chierico di San Biagio del Cifo. Poi nel 1560, ecco, troviamo come rettore di questa chiesa di San Biagio del Cifo un certo Don Placido, che è stato il nome qui celebrava. E fino al 1986 qui si celebrava la messa anche domenicale attraverso il parroco di Salone. Poi, quando furono, diciamo così, ristrutturate le parrocchie nel 1986, ecco, Cifo venne unita a Casenove, alla parrocchia di Casenove. Quindi questo piccolo borgo diciamo, fa parte della parrocchia di Casenove. E questa antichità, diciamo così, di questa chiesetta la ritroviamo nel tabernacolo, che è del 1500, è stato datato nel 1500 il tabernacolo, è stato restaurato alcuni anni fa ed è molto bello perché è un tabernacolo che poi anche raffigura nello sportellino lì del tabernacolo Gesù risorto, e dai lati c'è Pietro, San Pietro e Paolo. Poi qui sopra abbiamo la statua di San Biagio, che è svelta qui sulla chiesa, ed è, come sappiamo, la sua memoria liturgica è il 3 febbraio, e San Biagio è il protettore della gola. Qui le persone, qui gli abitanti qui di Cifo, ricordano il passato, quando c'era la festa qui del patrono San Biagio, che è sempre la domenica dopo il 3 febbraio. Di venire delle persone, la gente, a farsi vedere la gola attraverso il crociare le due candele benedette il 2 febbraio, quindi della presentazione di Gesù al Tempio, o la Madonna Candelora, come si vuole chiamare, e quindi accomodano qui per questa tradizione della gola. Ancora tutt'oggi è una festa molto bella, molto sentita in questo piccolo borgo, e si celebra appunto una buona anche partecipazione da parte della gente. Martire, perché il martirio di San Biagio è un martirio molto cruento, perché dice la storia sia stato diciamo scorticato, proprio questo il termine, la pelle. E qui troviamo il simbolo del suo martirio, l'oggetto che viene usato per ascoltare appunto la pelle di San Biagio. Quindi poi, ecco, altre, cioè, qui poi la statua della Madonna, la Madonna Immacolata. Ecco, poi altra cosa importante qui è l'ambone, questo ambone qua che è stato realizzato qui da uno dei paesi qui di Cifo, e che è di Cifo di Quercia, è tutto i legni di Quercia, e quindi ecco, è stato benedetto attraverso del vescovo Guardiero. Poi un'altra cosa importante: questa chiesa è stata riconsacrata, perché il altare fu distrutto con il terremoto del
vescovo Arduino, allora a quel tempo, quando fu riaperta la chiesa, consacrò a questo altare dedicato a San Giacomo. Ecco la piccola mia testimonianza, che è stata la prima chiesa che ho riaperto quando sono arrivato qui a Casano, quindi c'è un po' un legame un po' particolare con questa chiesa da parte mia, perché è la prima che ho riaperto dopo il terremoto del 97, quando Arduino Bertoldo mi inviò come parroco di Casenovi, quindi ecco, fu la prima chiesa a riaprire. E adesso ecco, iniziamo la celebrazione eucaristica con oggi che è lunedì della quinta settimana di Pasqua. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni a Iconio ci fu un tentativo di pagani e dei giudei con i loro capi di aggredire e lapidare Paolo e Barnaba. Essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, Listra e Derbe e nei dintorni, e là andarono evangelizzando. C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava, e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: alza diritto in piedi. Egli balzò in piedi e si mise a camminare.
La gente allora, a vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo in dialetto Licaonio: gli dei sono scesi tra noi in figura umana e chiamavamo Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all'ingresso della città, recando le porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando: uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prova di sé, beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori. E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Non a noi, Signore, ma al tuo nome e la gloria. Non a noi, Signore, ma al tuo nome e la gloria. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome e la gloria, per il tuo amore e per la tua fedeltà. Perché le genti dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Non a noi, Signore, ma al tuo nome e la gloria. Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole egli lo compie. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Non a noi, Signore, ma al tuo nome e la gloria. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. Non a noi, Signore, ma al tuo nome e la gloria. Alleluia. Secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non Iscariota: Signore, com'è accaduto che deve manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Ecco, oggi le letture che abbiamo appena ascoltato ci descrivono, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, troviamo una sezione del discorso da Dio che fa Gesù nell'ultima cena e che troviamo esclusivamente nel Vangelo di Giovanni. In questo discorso da Dio che Gesù fa proprio nell'ultima cena, in questa parte di questo discorso,
ecco, mette in evidenza due aspetti. Il primo, che parla dei comandamenti, l'osservanza dei comandamenti, ma anche l'osservanza della sua parola, che sono la stessa cosa. L'osservanza dei comandamenti e l'osservanza della parola. Se noi sappiamo osservare i comandamenti, sappiamo osservare la parola del Signore attraverso l'amore. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco che allora il Padre e il Signore verranno e prenderanno dimora presso la persona. Chi è colui che non ama il Signore? Colui che non osserva la parola, che non mette in pratica l'insegnamento del Signore. L'altro aspetto importante è che questo amore scaturisce dallo Spirito Santo. Qui il Signore promette ai Suoi discepoli, ai Suoi apostoli, il Paraclito, cioè lo Spirito Santo, dove insegnerà loro ogni cosa e ricorderà ogni cosa a loro, di tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto. E questo noi lo troviamo nel brano degli Atti degli Apostoli, dove c'è questi due discepoli, Paolo e Barnaba, che ormai nel loro viaggio missionario hanno raggiunto un luogo ben importante. Loro annunciano la parola, annunciano il Vangelo, annunciano quella parola, quei comandamenti che il Signore ci ha lasciato, il Signore ha detto. Insegnano anche quello che il Signore ha fatto, guariscono anche lo storpio, anche se da questo, ecco, hanno scambiato i due, Paolo e Barnaba, come degli dèi, tanto che vogliono sacrificare per loro. E loro reagiscono dicendo che non è così, è il Signore che dobbiamo adorare, è il Signore che dobbiamo credere. Però ecco, questo Spirito Santo che ricorda, che insegna, ecco, lo troviamo in questo brano di Atti degli Apostoli, perché Paolo e Barnaba, arrivati in quel luogo, nel luogo dove insegnano il Vangelo, la parola del Signore Gesù. Ecco, allora questo brano del Vangelo ci dice anche a noi che dobbiamo anche noi osservare l'insegnamento, il Vangelo, la parola del Signore, i Suoi comandamenti, accoglierli, non con un obbligo, ma accoglierli nella fede, nell'amore, per poter sentire la Sua presenza, il Suo accompagnamento. E allo stesso tempo anche riscoprire il dono dello Spirito Santo che ci aiuta a incontrare il Signore, a incontrare Gesù nella nostra vita. Ecco, allora invochiamo lo Spirito Santo, invochiamo e preghiamo il Signore attraverso la parola, che ecco, in questo tempo che viviamo ancora, dell'emergenza del coronavirus. Invochiamo lo Spirito Santo perché sia accanto a tutti quanti, a ogni persona, a tutti coloro che si affidano al Signore, alla Sua parola, al Suo insegnamento, a chi accoglie i Suoi comandamenti e li osserva, li mette in pratica, e mette in pratica anche la parola. E soprattutto, ecco, che sia accanto anche a quelle persone che, ecco, quotidianamente si adoperano per appunto, che affrontano questa emergenza del coronavirus ancora attualmente, e che sono accanto a tutte le persone malate e le persone anche che appunto muoiono per questa emergenza, e preghiamo anche per queste persone malate e defunte. Ecco, allora che lo Spirito Santo, ecco, gli aiuti, gli dia forza e soprattutto, ecco, gli dia il coraggio di affrontare questo momento difficile.
fratelli e sorelle carissimi, nella gioia della Pasqua, preghiamo con fede Dio, nostro Padre, Egli che sa udire preghiere e le suppliche del suo direttissimo Figlio, guardi benigno la povertà della nostra condizione umana. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ecco, preghiamo per la Chiesa, per questa ripresa delle celebrazioni che sta per iniziare, perché ecco, sappia rispondere al meglio a quelle che sono le indicazioni che ci vengono date per questa ripresa della celebrazione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo anche per tutto il mondo intero, in questo momento difficile della pandemia, dell'emergenza del coronavirus, per tutte le persone che si stanno spendendo, adoperando, per dottori, medici, infermieri, volontari, operatori sanitari, anche gli scienziati che si stanno prodigando in questo momento dell'emergenza del coronavirus, per tutte le persone malate o per tutti i defunti causati dall'emergenza del coronavirus. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo anche per tutte le famiglie che sono in difficoltà in questa emergenza del coronavirus, perché sentano accanto a loro l'accompagnamento del Signore attraverso la parola e lo Spirito Santo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le nostre comunità, comunità cristiane delle note della nostra, di questa vallata, della vallata delle Menotre, per tutte le comunità cristiane che stanno affrontando questa emergenza, ma soprattutto che sappiano rispondere e obbedire a questa ripresa delle celebrazioni, secondo quello che è appunto sono le indicazioni. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, sottoposti a tante necessità e pericoli, esaudisci i voti e le preghiere dei tuoi figli, che si affidano al tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto ne sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, e per il nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua grande bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, in cielo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'altezza della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Quartiero e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti ami misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola di Dio sarò salvato.
Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che con la risurrezione del Cristo ha operato la nostra redenzione e ci ha fatti i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Lui nella fede, possiate meritare in santità di vita di incontrarlo un giorno nella Patria del Cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, prima del canto della Regina Celi, che conclude questa celebrazione, ecco, ringrazio chi si è collegato in questa diretta attraverso i social del sito della diocesi di Foligno, e poi ringrazio Fabio che si rende sempre disponibile per questo impegno che si è preso e si sta portando avanti con molta serenità e con molta, appunto, anche devozione, perché, ecco, è un aiuto anche per. E poi, ecco, ringraziamo tutti quanti voi che siete qui presenti. Adesso, ecco, recitiamo, cantiamo anche la Regina Celi e conclude questa celebrazione eucaristica. Regina Celi, letale, alleluia, qui a Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Eterno riposo, con la loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposo in